ho capito, perché così hai il campo, vero? Ma non ti rispondono? Occupato. Cucine Record, a partire da 2200 euro. E tu piace, piace, piace! Abbassa la voce, che se ti prendono gli scienziati, poi ti mettono sotto spirito. Poi non te la prendere con me, eh? Camere da letto a partire da 1900 euro. Hai visto che ti succede se ti catturano? Telefono, casa. Ma che è un telefono? Fai sentire? È per te. Amici, è ripresente, mobili più belli in galassia. Presto, correte, l'ho trovato. Correte, chiudi, se no te costa troppo. Pareti attrezzate, a partire da 850 euro. E tu? Ma no, tu! Tu, ce l'hai presente, Enrico Esente? Via Renaccia 106, Napoli. Uè, cara sposa, tanti grazie. Auguri! Allora, tra poco è il grande giorno. Scusami, ma devo andare. E dove corri? Dallo sposo? No, scappo da Dotolo Mobili. Dotolo Mobili? Sì, perché Dotolo Mobili ha organizzato per gli sposi un evento imperdibile, incredibile, irripetibile. Ha ideato la Fiera dell'Arredamento. È proprio vero! Dotolo Mobili a Passo di Mirabella, per la prima volta, ha realizzato una vera Fiera dell'Arredamento. Un evento unico, pensato per gli sposi, ma aperto a tutti. Una fiera nuova, diversa, perché questa volta Dotolo Mobili stimola davvero l'economia, tagliando oltre il possibile tutti i prezzi, rendendoli impossibili, impossibili da battere. E allora, datevi una ventata di ottimismo e risparmiate sul serio. Visitate la Fiera dell'Arredamento Sposa di Dotolo Mobili. Ehi, anche tu qui! Certo, anche se sono già sposata, non rinuncio a questa incredibile convenienza. Dotolo Mobili, con la sua Fiera dell'Arredamento Sposa, vi aspetta solo a Passo di Mirabella, aperto anche la domenica mattina. Tutti i giovedì alle 22.30 ritorna Incontriamoci al Fast Beauty e naturalmente con Antonio Mocciola, ben trovati, a presto! Adesso vi presento i protagonisti dell'undicesima edizione. Dottoressa Maria Ricciardi, psicologa, psicoterapeuta, a presto! Dottoressa Paola Tarantino, medico estetico, ciao! Dottoressa Albina D'Alessandro, specialista in chirurgia plastica. A presto, prossimamente qui, ciao! Buonasera e ben ritrovati. Siamo al numero 964 del 26esimo anno, 17esima puntata stagione 2012-2013 di Golden Goal. In bocca al lupo al risultato è una nostra grande iniziativa in via sperimentale con la squadra del Gladiator, grazie alla disponibilità del presidente Luce. In pratica, i primi tre amici su Facebook che indovineranno il risultato richiesto avranno un biglietto omaggio della partita interessata. Quindi guardate il video
di riferimento con la spiegazione del regolamento sui profili di Facebook Golden Goal, Mario Cacciatore, Golden Goal Programma TV e saprete come e in che modo partecipare. Adesso passiamo a presentarvi il nostro parterre che come al solito lo sapete, da noi solo i migliori. Iniziamo la serata dallo studio B dove per noi c'è chi stasera ci dirà tutto su Gladiator Taranto, Mario Fantaccione. Guarda, buonasera, ben ritrovati, un saluto agli amici in studio. Ciao Mario. Ciao. Un gradito ritorno, il team manager della Battipagliese, Luciano Vota. Buonasera. Con noi stasera il tecnico della Puteolana Inter Napoli, Corrado Sorrentino. Per la prima volta con noi il mister della Battipagliese, Emilio Longo. Buonasera. Ritorniamo quindi nello studio B dove c'è per noi chi sa tutto su Pomigliano Sant'Antonio Abate e ci commenterà sul finire la giornata dell'eccellenza campana, Antonella Scippa. E il neo presidente della Cavese, anch'egli per la prima volta nei nostri studi, Salvatore Manna. E con noi stasera l'allenatore della Casertana, Mario Di Nola. Buonasera. Infine ritorniamo nello studio B, dove c'è colui che ci saprà dire tutto sulla gara, Turris Isola Liri, Raffaele Bergami. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Ed ora per coloro che non possono proprio fare a meno della sua conduzione, il nostro, no, il vostro Mario Cacciatore. Buonasera, buonasera, avete sentito data una nostra iniziativa dal titolo In bocca al lupo al risultato. Non sarà certamente l'unica, ma una prima di una serie di iniziative di Golden Goal atte a propagandare il calcio meridionale. Oggi vogliamo fare i nostri complimenti a Giancarlo Abete, ritornato nuovamente presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. È stato eletto, possiamo dire, all'unanimità. Ed ora i soliti tre minuti col nostro centro Ester. Via con la regia. Il centro Ester nasce nel 1979 a Barra, quartiere periferico orientale di Napoli, con l'obiettivo ambizioso di offrire al proprio territorio uno spazio associativo con concrete possibilità di crescita umana e di avvincenti proposte. Il centro prende il nome dalla fondatrice Madre Ester Russo e attua le proprie finalità attraverso tre settori particolari, quello sportivo, sanitario e socioculturale. Stasera presentiamo quello socioculturale. L'associazione Centro Ester, attraverso questo dipartimento, intende offrire tempi e spazi di vita ad adolescenti, giovani e anziani, con proposte diversificate, tese a sostenere e qualificare sensibilità ed azioni formative territoriali, privilegiando la funzione educativa del volontariato, dell'associazionismo sportivo e culturale, della famiglia, della scuola, degli stessi luoghi di incontri significativi nella vita sociale quotidiana. Gli spazi e i tempi proposti sono il teatro, che svolge attività con una propria compagnia stabile con qualificata rassegna annuale, il Cineforum, che propone un programma annuale di film di prima visione ad un costo accessibile a tutti con discussione finale sulle tematiche inerenti al film, i concerti, le conferenze, lo studio della Bibbia, l'oratorio, il consultorio familiare che pone particolare attenzione alla formazione matrimoniale dei minori, l'assistenza domiciliare agli ammalati e il servizio civile. Particolare attenzione il centro Ester pone verso i minori a rischio e di disagio, attraverso la realizzazione di progetti che hanno come obiettivo la prevenzione del disadattamento e la risocializzazione. D'intesa con la comunità europea, con il comune di Napoli e il CONI Napoli, l'associazione ha realizzato diversi progetti, tra cui il laboratorio di ceramica. Nell'universo
sesso giovanile si attorna a una domanda debole e confusa, senso d'utopia e di speranza. Ascoltarla, comprenderla, tentare di offrire una risposta è di per sé una grande sfida che qualifica l'insieme delle misure e delle azioni progettuali dell'associazione fondata da Madre Esther Russo. Centro Ester, via Vela 91, Napoli. In studio andiamo a vedere da vicino chi i nostri ospiti, iniziando da Mario Di Nola. Ciao Mario, ben ritornato. Ciao. L'ultima volta non eri l'allenatore della Casertana, ma sei l'allenatore della Casertana. Ce lo sei sempre stata, comunque. Senti, ne parleremo durante il tuo girone, ma anche tu sei cominciato a non vincere sul Pinto. Mi sa che è una maledizione, ieri sono ancora arrabbiato, ieri abbiamo il Sole appareggiato al 95esimo. Purtroppo il calcio è anche questo, dobbiamo migliorare in qualche cosa sicuramente. Certo, per come stanno andando tutte quante, insomma. Un girone molto molto equilibrato. Troppo, molto bello, forse sì. Pure troppo. Egregio presidente, eccolo qua, presidente è di Cava dei Tirreni, ma è napoletanissimo, lo voglio dire per quanto riguarda i nostri telespettatori, un grosso debutto a Golden Goal, da appena un mese mi sembra che si è iniettato nel calcio dilettantistico, sbaglio presidente? No. Giusto quello che dice lei, un mese dal 13 dicembre, quindi oggi ne abbiamo 14. Ecco, io l'ho appena invitata, sa perché? Perché lei ha avuto il coraggio, e dico il coraggio perché una persona appena entra, sai, si muove piano, ricordiamoci De Laurentiis, si muoveva pianissimo, però subito praticamente ha preso il pallino della situazione in mano, ha cambiato tecnico e direttore. Questo sinceramente vuol dire che evidentemente ha le idee molto chiare, sono sincero con lei. Abbiamo le idee chiarissime, quindi credo che poi quando si debbano prendere delle decisioni per il bene della squadra, di una città, di una tifoseria, credo che anche fare delle scelte impopolari, ma bisogna farle, insomma, noi operiamo solo per il bene della Cavese. Certo, noi a Cava siamo molto conosciuti, sai perché? Infatti ieri, a proposito, devo salutare tutti i tifosi che mi hanno mandato i saluti, di cui Francesca è un'assidua frequentatrice dello stadio, perché è una grande tifosa della Cavese, perché venivamo sponsorizzati da Despar, esattamente quando era in Serie C, anzi in C2, poi arrivavamo in C1 insieme, per quanto riguarda il presidente della Monica, un grosso presidente, sinceramente, una persona, non so se lei lo conosce, l'ha avuto modo di conoscere? No, di persona no, di nome ne ho sentito parlare. È una persona squisita, io devo dire. Immagino. E allora andiamo ancora avanti. Ecco qua, un allenatore che nessuno lo conosce, almeno a Napoli non lo conosce nessuno. Parlo dell'allenatore della Batti Pagliese. Complimenti innanzitutto per questo ottimo campionato rispetto alle previsioni che davano tutti per quanto riguarda la Batti Pagliese, ma soprattutto mi dici un attimo il tuo curriculum che sinceramente non lo conosciamo. Sì, io quest'anno alleno la Batti Pagliese, l'anno scorso sono stato con la Gelbison, 3 anni fa sono stato con la Pro Patria come vice di Raffaele Novelli in seconda divisione, dove siamo arrivati alla finale playoff per andare in C1. L'anno prima sono stato a Torre del Greco alla Turris, l'anno ancora prima per 2 anni sono stato alla guida in Serie D della Gelbison Cilento. Prima ancora sono stato 2 anni a Montoro in Eccellenza, a Ferrandina in Basilicata. Insomma, ha frequentato poco Napoli, però quando ho potuto solo Torre del Greco, una piccola parentesi in quella corallina, nella piazza corallina importante, però dove sinceramente non sono rimasto a lungo e dove non ho fatto bene. Perfetto. Però su Napoli speriamo di rientrarci, ma soprattutto di fare bene con i colori bianconeri, perché è quello che quest'anno dobbiamo portare a termine, un buon campionato con una squadra molto giovane, e stiamo facendo bene sinceramente. Non si preoccupi che frequentando Golden Goal vedrai, non c'erano tutti quanti, vero Corrado Sorrentino, allenatore dell'Inter Napoli, o sbaglio Corrado? Del Napoli Puteolana. Del Napoli Puteolana, di che ho detto invece? Dell'Inter Napoli.
Internapoli Puttiolana. Ecco, questo è un... Puttiolana Internapoli. Puttiolana Internapoli. O Internapoli Puttiolana in federazione Internapoli Puttiolana. No, Puttiolana Internapoli 1902, sì. Perfetto. Allora diciamo Puttiolana, così, anche se Di Marino, a proposito di Marino, tanti saluti da parte sempre di Nicola Crisano, che poi domenica voi ce l'avete, no? L'Ischia. Sì. Abbiamo una partita molto difficile domenica contro la capolista. Li aspettiamo, vedremo che cosa succede. Perfetto. E qua è ritornato nuovamente con noi, ormai si è affezionato, ti sei affezionato o sbaglio? Sì, 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 sì. Ci siamo trovati bene, perciò siamo ritornati, sì, sì. Va bene, mi fa piacere. A questo punto io direi di mandare in onda la prima tranche di pubblicità, via con la regia. Ci sono persone che, anche solo a parlarci, trasmettono energia. Perché conoscono i tuoi problemi, capiscono le tue necessità e perché, come te, mettono energia in tutto ciò che fanno. E fanno ciò che amano. Pomiglia Energia. Energia elettrica e gas metano. Per te e le persone che ami. Pomiglia Energia. Diamo energia a ciò che amiamo. Pomiglia Energia è sponsor del calcio pomigliano. Un'elegante e prestigiosa struttura, completamente immersa nel verde dell'incantevole Valle Caudina. Villa Verde Eventi è la cornice ideale per i tuoi momenti più belli. Un luogo suggestivo per un matrimonio da sogno. Le sale, luminose ed eleganti, con un servizio esperto e di classe, consentono di ospitare fino a 200 persone. Le raffinate tavole rivestite di prezioso tessuto, pregiati dettagli, preziosi cristalli e finissime porcellane fanno di Villa Verde Eventi la location ideale per tutte quelle cerimonie dove il piacere degli occhi e dello spirito si coniuga perfettamente con quello del palato. Villa Verde Eventi è a Luzzano di Moiano, in via San Giacomo, telefono 0823 71 38 76, www.villaverdemoiano.it. Qualità, serietà, convenienza e disponibilità. Tutto questo è Tufano Arredamenti. Da 40 anni un punto di riferimento per chi deve arredare la propria casa. Cucine componibili, camere da letto, pareti attrezzate, divani, camerette per bambini. Da Tufano Arredamenti trovi infinite soluzioni d'arredo personalizzabili e marchi garantiti. Uno showroom esclusivo e pronto ad accogliere ogni tua richiesta. Dalla progettazione computerizzata gratuita al trasporto e montaggio, sino all'assistenza post vendita. Il team di esperti di Tufano Arredamenti è pronto ad accompagnarti nei tuoi acquisti. Tante offerte e promozioni ti aspettano nel punto vendita di Saviano, in piazzale Ferrovia numero 1. Visita il sito www.tufanoarredamenti.it. Tufano Arredamenti,
il posto dove trasformare in realtà i tuoi sogni. E allora iniziamo con la prima divisione. Non molla, ragazzi, l'Avellino, e comunque rimane a un sol punto dalla vetta. Buono il pari del Benevento a Viareggio. In Sorrento Paganese ha prevalso la paura di perdere. Vai, Ada. Quindi iniziamo con le classifiche per la Lega Pro prima divisione, girone B. Latina conduce il girone B con 36 punti, segue Avellino 35, Frosinone 30, Pisa 27, Nocerina 26, Perugia 24, Viareggio 23, Prato Paganese e Gubbio 22, Catanzaro 21, Benevento 20, Andria 17, Sorrento 12, Barletta 11, Carrarese 10 punti. Benissimo, Ada. Allora dunque siamo alle solite, non molla il Latina, Corrado. Tornata di nuovo capolista, pare settimana scorsa, con i tre punti al tavolino, certo, nella partita con la Paganese. Però penso che sia l'Avellino, penso che sia più completa come squadra, anche se ultimamente la Dina ha fatto degli acquisti importanti, e credo che comunque sarà una bella lotta da qui alla fine tra queste due squadre. Di Nola, ce la farà la nostra Nocerina riuscire a arrivare nuovamente dove deve arrivare, in Serie B? Penso che i play-off li farà sicuramente, poi lo sai, i play-off è una lotteria, anche se ha un organico di tutto rispetto. Faranno ancora qualcosa da qua alla chiusura del mercato, e penso che ce la faranno, però per andare nei play-off. Poi dipende. A vincere, A vincere penso che se la giocheranno Avellino e Latina. Perfettamente. Allora, Presidente, il pari del Sorrento, io ho detto, ha prevalso la paura di perdere. Ecco, lei va bene che è da poco Presidente, ma questa paura l'attanaglia anche a lei? No, noi vogliamo sempre vincere. Sicuramente non andiamo in campo per perdere, nemmeno per pareggiare. Per un certo punto, insomma, quando la situazione di classifica, come ce l'ha il Sorrento, diventa pericolosa... Sicuramente il Sorrento ha fatto una scelta dei giovani, quindi voglio dire, era quasi scontato che si trovasse in questa situazione. Sì. Sembra che stiano cercando di risolvere la cosa, però credo che si sapeva, insomma, che il Sorrento in questo campionato non avrebbe avuto vita facile. Certo, Benevento, un punto d'oro a Viareggio, perché la classifica cominciava un po' a dar fastidio. A essere deficitaria, sì. Partita importante, un buon punto. Io vorrei salutare con un buon auspicio la vittoria invece di mister Novelli del Barletta a Perugia. È un'ottima vittoria. Era da parecchio che il Barletta non vinceva, con questa vittoria si riposiziona penultima in classifica, ma dà una buona speranza per poter continuare e potrà dire la sua per cercare di centrare almeno i play-out. Una squadra giovanissima, siamo abituati a lavorare con molti giovani. Certo. Allora io direi a questo punto di mandare in onda i filmati di Retri per la nostra rassegna stampa di C1, via con la regia. Quinto successo consecutivo per l'Avellino, che batte per 2-1 la Carrarese, ma non riesce a riguadagnare il primato in classifica, passato a Latina dopo la vittoria a tavolino dei laziali sulla Paganese. Campo molto pesante a Lombardi Partenio, un inconveniente che non frena la spinta iniziale dei padroni di casa, già a segno dopo soli 4 minuti. Di D'Angelo la rete che sblocca il punteggio, mettendo solo apparentemente la partita in discesa per la squadra di Rastelli. In grado di riorganizzarsi in fretta, all'undicesimo la Carrarese trova infatti il momentaneo pareggio. Brava ad addomesticare e difendere il pallone, Mancuso lascia partire un gran tiro da fuori area sul quale Fumagalli non riesce ad intervenire. Neanche il tempo di registrare il botta e risposta che l'Avellino ritrova il vantaggio. Battuta una punizione dalla tre quarti, la palla arriva a Izzo che di testa gira per De Angelis, vincente la correzione dell'attaccante irpino, finisce alle spalle di Ciccioni. Battaglia solo fisica che concede ben poco spazio alla tecnica, il secondo tempo è un lungo corpo a corpo sotto la pioggia incessante che produce tanto agonismo ma rare occasioni
occasioni da gol. Fra le poche un colpo di testa di Castaldo su traversione di Zappacosta e soprattutto l'opportunità che al 27esimo l'Avellino non riesce a concretizzare nonostante i due tentativi ravvicinati di De Angelis e quello successivo di Biancolino. Mai disposta ad arrendersi, la Carrarese manda in campo Venitucci e Merini, spinge ogni volta che può, si rende pericolosa al 90esimo con Makinwa, ma non riesce ad equilibrare l'incontro che consolida invece le ambizioni forti dell'Avellino. Guai ad abbassare la guardia, soprattutto se si ha a che fare con il Benevento. Il Viareggio, alla fine della gara, dovrebbe aver imparato la lezione. Motivato e intenzionato a far punti per allungare la striscia positiva di risultati, ma anche a scacciare le streghe. In campionato contro i campani, i padroni di casa non avevano mai segnato, il Viareggio comincia subito male, concedendo agli ospiti il lusso di sbloccare il risultato. Mancosu prima colpisce il palo e poi ribadisce il rete. La rabbia agonistica contraddistingue la prestazione della squadra di Cuoghi, che deve attendere pochi istanti dopo l'inizio della ripresa per pareggiare i conti grazie ad una magia di Giovinco. Rinaldi e Mengoni sembrano essere smarriti e Magnaghi non è uno che perdona, anzi ne approfitta per segnare il 2-1 con una conclusione dal limite. Ma è ancora il Benevento a sorprendere quando tutto sembrava deciso. Sugli sviluppi di un corner, Germinale riesce a girarsi in area di rigore e trovare un angolino con un gran diagonale, raggiungendo un pareggio quasi insperato. Sorrento Campo Italia finisce in parità a reti inviolate il derby campano tra il Sorrento e la Paganese, che affrontandosi a viso aperto sotto una pioggia battente per buona parte dell'incontro hanno dimostrato di meritare senza dubbio una posizione in classifica migliore, con traguardi diversi, la salvezza diretta per i rossoneri e i playoff per gli azzurro stellati. Inizia bene il Sorrento, che più aggressivo e determinato a fare il risultato, al 19esimo spreca una ghiotta occasione con Corsetti che mette di poco a lato. La Paganese comunque tiene bene il campo e dopo aver controllato la sfuriata iniziale dei rossoneri, sul finire del tempo si rende pericolosa con Girardi, prima con una punizione alta sulla traversa e poi con un tiro che lambisce il palo alla sinistra di Rossi. Nella ripresa gli ospiti si rendono subito pericolosi, ma l'incontro si gioca soprattutto a centrocampo, con continui rovesciamenti di fronte ma senza seri pericoli per ambedue le squadre, che nonostante gli innesti degli attaccanti Schenetti e Musetti per il Sorrento e Scarpa e Fava per la Paganese, non riescono ad andare oltre il più che giusto pareggio. Eccoci qui pronti a dar voce ai nostri telespettatori che ci seguono con assiduità e quindi chiaramente hanno approfittato. Vedendo la presenza del neo presidente Manna, subito ci hanno mandato un messaggino per lui. Un saluto al presidente Manna. Avete tutto per farci sognare di nuovo. Grazie e forza Cavese. Scangarella Angelo. Benissimo. A proposito, molti mi hanno detto di dirle, attraverso il nostro operatore, me l'hanno sei arrivato, dice presidente, noi vogliamo la Serie C. Ce la vogliamo dare sta Serie C? Io vorrei la Serie A, non la Serie C. Voglio dire, penso che siamo sulla buona strada. Perfetto, mi fa piacere. Sicuramente ci vuole il tempo. Il futuro è certo. Ci vuole il tempo per organizzare. Ci vuole una questione programmatica, però c'è la volontà. È una bella impresa, però noi ce la metteremo tutta. Certo, mai dire mai. Poi si è accorciato tra la Serie D e la Serie A, si è accorciato con la riforma, no? Pare che dall'anno prossimo, esatto, tra due anni, si andrà direttamente in Serie C. E per cui farà direttamente il salto in C, poi in B. Lo auguriamo. Va bene, allora, avete sentito tutti l'annuncio della seconda divisione. Allora, marcia trionfale per la Salernitana, non abbiamo più aggettivi per questa squadra granata. L'Arsenese torna da Campobasso in battuta. I giocatori aversani contestati a fondi e poi vi spieghiamo il perché. Vada con la classifica, rinverdisci là. Va bene, va bene. Quindi sempre per la Lega Pro, stavolta per la seconda divisione e quindi per il girone B, rinverdiamo la classifica. Questo girone viene condotto dalla Salernitana con 43 punti, segue Aprilia 34, Pontedera 33, Poggibonsi 29. L'Aquila, Chieti e Teramo 28, Martina 27, Gavorrano 26, Foligno 25, Borgo Abugiano e Arzanese 24, Vigor Lamezia 23, Melfi e Terreggio 20, Campobasso 16, Aversa 15, Fondi 12 punti. Benissimo, allora è successo, e lo dico per chi non è campano, perché stava su tutti i quotidiani stamattina, in pratica è successo a Fondi per l'Aversa Normanna,
quello che è successo, se ve lo ricordate, in Genova, un Genova-Parma, mi sembra, no? Un Genova-Parma, se ricordo bene. Insomma, Genova-Siena, scusatemi, Genova-Siena. In pratica i tifosi genovani, chi non se lo ricorda, lo faccio lamentare, pretesero ai giocatori del Genoa di togliersi la maglietta a fine gara perché non erano degni di indossare quella maglia. È successo lo stesso ad Aversa, però è successo a Fondi, non giocavano manco in casa, giocavano fuori casa. Tant'è vero che poi i giocatori si sono dovuti togliere malvolentieri le maglie, chiaramente dimostrando così la loro nudità anche per quanto riguarda i risultati. Sta prendendo questa piega il calcio italiano, Corrado. Sicuramente. E adesso